Buongiorno e buona giornata a tutti, soprattutto buon inizio e buon mese di aprile, visto che anche marzo è passato agli archivi, quindi il primo trimestre del 2020 è andato. Ora ci approcciamo appunto ad aprile, un mese che speriamo possa essere un po' clemente con il tempo. Qui a Trani, in generale, un po' nel sud insomma, c'è abbastanza freddo, temperature direi invernali più che primaverili. Comunque, vabbè, diciamo che la primavera è iniziata da poco, quindi bisogna dare appunto il giusto tempo di anche alla natura stessa al tempo di equilibrarsi. Allora, sì, stamattina sentivo di un nuovo cartone animato che mi sa o è già iniziato ad andare in onda o inizierà da questa domenica su Rai Yoyo. Mi sfugge ora il titolo, comunque credo in una fascia oraria primo pomeriggio, intorno mi sa alle 5 più o meno, al Rai Yoyo, canale 43 del digitale terrestre. Quindi insomma, per voi bambini c'è comunque divertimento, Rai Yo-Yo, Boing, K2, Frisbee, Cartoon Nido e quant'altro. Per i grandi, beh, ovviamente ci sono anche altre tipologie di divertimento, film, anche cartoni, magari cartoni un po' che hanno fatto la storia, diciamo, della televisione, o anche perché no, come ho fatto io anche ieri, fare un giro di telefonate, fare un po' di chiamate e quindi farsi un po' di compagnia virtuale con le amici, contattandoli, che sia attraverso una chiamata normale oppure WhatsApp, Messenger, Skype e quant'altro. Tanto per fortuna, anzi, è meno male che la tecnologia ci viene incontro, in questo siamo abbastanza fortunati. E beh, ovviamente sì, leggevo poco fa di qui a Trani. Insomma, è rimasto un po' dispiaciuto visto la tesi fatta da casa in maniera telematica col computer. Comunque, una nostra concittadina tranese in questi tempi di Covid-19 coronavirus si è laureata a 110 lode, se non mi sbaglio, quindi complimenti a questa nostra concittadina. E a proposito di Covid-19, coronavirus, insomma, dobbiamo dire che speriamo, sempre essendo noi i primi responsabili di tutto, di che piano piano, gradatamente, gradualmente, varie attività anche lavorative possano riaprirsi e ritornare, come si dice, mezzo passettino alla volta, a una situazione un po' più tranquilla, ovviamente non con il pensiero sicuramente del tipo ah, è finita la pandemia, l'epidemia, adesso facciamo tutto di nuovo, incontri, assembramenti, affollamenti, pizze, focacce, scampagnate e quant'altro. No, assolutamente, si ricomincerà appunto piano piano, sempre con le misure di sicurezza, il metro di distanza, la sanificazione, l'igienizzazione. Insomma, è un virus che veramente ha colpito tantissime, e quindi va appunto a coloro che purtroppo sono deceduti il mio più cordiale cordoglio. E insomma, perché, come dire, lasciare famiglia, lasciare tutto è davvero difficile. Specialmente poi, vabbè, diciamo in tutte le età, sia che in tenera età che si è, che ne so, nonni.
o si è addirittura padri o madri giovani di famiglia, quindi insomma. Poi passando un attimino un po' al mio hobby, al pro wrestling americano, leggevo che la WWE, io non ci credo molto, sembra che abbia un po' spoilerato alcuni risultati di WrestleMania, ovviamente non li dico per correttezza. Comunque, vabbè, io non ci credo tanto, anche se un risultato in particolare più o meno se lo aspettano più o meno tutti, ovvero del cambio di corona per quanto riguarda il titolo WWE da Brock Lesnar a Drew McIntyre. Anche perché, detto francamente, spoiler o no spoiler, lo scozzese, insomma, in tutti questi anni, dopo, diciamo, purtroppo il trio non molto di alto livello della Dream and Band, poi vabbè, ha avuto Drew McIntyre il suo periodo floreale anche nella TNA Impact Wrestling con ring name Drew Galloway, poi è tornato in WWE, ha fatto la trafila ad NXT e appunto dopo qualche annetto, secondo me, è arrivato il momento di dare il giusto premio a un atleta, scusate un termine, che in tanti anni si è fatto il mazzo tanto e quindi insomma, è giusto così. Ieri sera ho visto un bellissimo film che è del 2001, quindi parliamo di 19 anni fa, che unisce il calcio al kung fu, quindi due filosofie, diciamo, importanti. Il film si chiama Shaolin Soccer, poi c'è anche, come, nello stesso film c'è anche una storia sentimentale tra il capitano della squadra e una ragazza che praticamente magari non si dava la giusta il giusto apprezzamento per la sua bellezza, che in realtà lui, il ragazzo, il capitano della squadra di calcio dava. Ovviamente, vabbè, calcio e kung fu, nel senso che comunque anche le scene che si vedono nel film del calcio sono, diciamo, che assomigliano in particolar modo, per esempio, non so se ad Ollie e Benji, al cartone Ollie e Benji, o per chi ha giocato a Ollie e Benji della PS2, lo stesso al gioco di Ollie e Benji della PS2, quindi e niente, trovate sul mio canale YouTube, nelle stories di Facebook e poi metterò anche una storia su Instagram. Ho realizzato l'anteprima di WrestleMania 36, 6 minuti di pura bellezza, immagini anche sottofondo musicale, quindi godetevi il video, siete liberi di vederlo, non vederlo, di mettere mi piace, di commentare o non fare assolutamente nulla. Ringrazio il caro Stefano che ieri si è aggiunto agli iscritti del canale, quindi da 8 sono passato a 9. Grazie mille. Appunti miei, costanti aggiornamenti li trovate. Vabbè, ieri, oggi, penso anche per qualche altro giorno, ma credo che sia meglio anche così caricare un solo video al giorno. È anche, come si dice, meno pesante per me. Trovate quindi, ho detto, i miei contatti su YouTube Nicola De Lucia, su Facebook lo stesso Nicola De Lucia, la paginetta Deluxe Television, su Instagram Nick DeLuc94 con due C e non con due K. Io sono addirittura d'arrivo di conclusione del video, sto terminando il video che sono, mancano quasi 10 minuti alle 10.
Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, alla prossima, ciao!